Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è mercoledì 17 maggio, sono le 9. Analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Come sempre, partiamo con il disclaimer. Gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Calendario economico: la giornata di oggi vedrà protagonista le tre valute più importanti, sterlina, euro e dollaro. Sterlina con l'indice dei salari, inclusi i bonus e le variazioni nelle richieste di sussidi di disoccupazioni. Molto probabilmente oggi assisteremo a un decollo da parte della sterlina qualora i risultati siano positivi, anche perché questa debolezza cronica del dollaro porterebbe, in caso appunto di risultato positivo dei dati, a un ulteriore apprezzamento dell'euro e a un ulteriore, in questo caso, apprezzamento della sterlina. Abbiamo l'indice prezzi al consumo annuale per quanto riguarda la zona euro, anche qui mi aspetto, salvo diciamo sorprese, un ulteriore incremento da parte dell'euro sul biglietto verde. Poi le scorte di petrolio greggio nel pomeriggio alle 16:30, quindi attenzione a dollaro, attenzione a petrolio. Sono previste in diminuzione le scorte, questo dovrebbe portare ad un aumento di prezzo del petrolio, quindi attenzione anche ai USD CAD, mi raccomando. Adesso veniamo alla nostra consueta analisi, oggi schermo bianco, anziché schermo nero. Vedete che da un punto di vista ciclico il prezzo sta seguendo in maniera corretta, in questo caso l'andamento del ciclo. Siamo su un livello importante che è 1,11 e 0, quindi area diciamo importante in quanto il numero tondo cosiddetto psicologico. Allora, per quanto riguarda i livelli, beh, certo che ha fatto una cosa veramente incredibile, 284 pip veramente in un niente, e ha ritracciato di 7 pip al massimo che ha fatto su 280, quindi davvero una forza indiscutibile dell'euro, ma io sono convinto che si tratti di una debolezza cronica del dollaro più che di una forza esagerata dell'euro, anche se ho sentito pareri contrastanti. Questo è il bello del trading, ognuno ha un po' il suo parere, il proprio parere, e chiunque ha ragione nel trading, a seconda di come chiaramente vede il mercato. Per cercare un livello è un gran problema. Un livello, ok, prossimo livello sicuramente utile, ce l'abbiamo in area 1,11,44, quindi direi 1,11,44 un bel livello dove cercare operazioni al rialzo. Ah, scusate, siamo su H1, su H4, perdono. Sì, però io aspetterei 1,11,44, è pericoloso, qui non abbiamo diciamo possibilità di entrare al mercato, se dovessimo entrare sulla rottura dei massimi non avremmo più per poter lavorare. Allora, intanto diamo 1,10 95, che è il livello su cui andrei, 1,1095, su cui andrei a cercare eventualmente operazioni a ribasso, operazioni a rialzo con la rottura di 1,1145. Quanto riguarda il GBP USD, farò un po' più veloce a fare l'analisi perché devo prepararmi per andare a prendere il treno di oggi a Rimini. Vi aspetto, mi raccomando, eh. Allora, per quanto riguarda la sterlina, andrei 1,2904 per cercare operazioni a ribasso, però mi raccomando attenzione ai dati, e invece operazioni a rialzo aspetterei la rottura dei massimi di 1,2958. USD Yen, caduta libera, quindi è il dollaro, è assolutamente il dollaro che sta mollando di brutto. Le uscite strampalate di Trump sono troppo create ad hoc anche per favorire, a mio avviso, la perdita di valore del dollaro e soprattutto per, ormai è a mio avviso sicuro, scongiurato l'aumento dei tassi di giugno, che sono convinto che non ci sarà. Continuando su questa falsa riga, sono sempre sostenitore dei dati non giusti, dati farlocchi per favorire il non aumento dei tassi. Continuando in questa riga, molto probabilmente si passerà dopo l'estate. A questo punto staremo a vedere i dati dei prossimi giorni. Sicuramente una volta mantenuti i tassi invariati a giugno, questo succedesse, vedrete che dal giorno dopo inizieranno i dati positivi sugli Stati Uniti. Per l'incanto,
ci sarà un super recupero, chiaramente riferito al mese maggio, dell'economia statunitense. Cioè, da calendario normalmente succede così. Poi quelli che siano i reali valori dettati da, diciamo, dalla macroeconomia, chiaramente non è mia competenza, però mi limito a osservare il calendario. 112,31 potrebbe essere un ottimo livello dove cercare operazioni al ribasso per quanto riguarda USDN. Invece operazioni a rialzo le andrei a cercare con la rottura di 112,90 Zeran USD, scusatemi, Euro GBP, Euro GBP, rimaniamo in black, anzi puliamo, andiamo a tracciare come sempre prima un ciclo. Questo potrebbe essere a tre tempi. Esatto. Vedete come si è sposato decisamente bene. Quindi siamo ancora in una fase di rialzo per quanto riguarda Euro GBP. Andiamo su H1. Non c'erano dubbi di essere in una fase di rialzo. Il livello dove ci troviamo adesso però è sicuramente interessante. Quindi il livello in area 0,3590, perché in realtà è un livello di circa 5 pip, quindi siamo sui valori tutto sommato corretti, beh, ci sta dando un'interessante indicazione, perché potrebbe essere un bello short con la rottura di 0,8574, ma fate attenzione ai falsi breakout, mi raccomando, perché sono qua dietro l'angolo, una rottura per poi ritornare su. E poi, invece, per quanto riguarda un segnale a rialzo, io andrei a già valutare quella rottura di 0,86, però anche qui mi raccomando, tanta tanta attenzione, perché comunque molto tirato il dollaro e un ritracciamento anche da un punto di vista prettamente tecnico lo potremmo anche vedere. Andiamo a vedere il DAX partito con un bel gap al ribasso, e per ora non è ancora andato a chiuderlo, però è evidente che stia andando a chiuderlo praticamente adesso, quindi che abbia iniziato la sua fase di inversione per andare a chiudere il gap, staremo a vedere. Su H1 direi che un bel livello dove cercare operatività potrebbe essere appunto il minimo che ha tenuto, quindi 12.690,1 per uno short. E invece per quanto riguarda un long, ovviamente rottura, ci posizioniamo qua, di 12.746,2, chiusura gap come target di prezzo. Per quanto riguarda il daily, lo vedete. Siamo in una fase in cui ci potevamo aspettare un ritracciamento, quindi un piccolo storno tecnico del DAX, però sembrerebbe che in realtà non abbia nessuna intenzione di rompere il minimo di 12.690,1, che quindi rimarrà magari in laterale fino a poi riprendere la sua cavalcata rialzista, che secondo me potrebbe iniziare serenamente il 21 di maggio 2017. Stiamo a vedere, dovesse rompere il supporto, allora invece lo short potrebbe essere più pronunciato, però lo vedete che ormai è già diretto verso, assolutamente verso la chiusura del gap, e quindi andare a raggiungere nuovamente i massimi dei giorni scorsi. È evidente quello che si sta vedendo qua, molto molto evidente. Andiamo a vedere il gold. Gold è in un rialzo potentissimo, noi siamo long di silver, che comunque segue tutto sommato pari passo il movimento del gold. Vedete che il gold lo possiamo tranquillamente lavorare con cicli da 70 giorni, quindi l'Art Cycle Indicator ci ha proiettato. Ma forse anche dei miei grossisti sono long di gold, non ricordo più se c'è qualcuno long di gold, mi sembra di sì, oltre che il silver. Vedete come l'Art Cycle Indicator, una volta tracciato un ciclo, comunque aiuta a avere segnali di ingresso chiari e puliti. Qui abbiamo generato un segnale di ingresso a 1232, però ripeto, siamo già long di gold, di silver, quindi non vado a sovrapporre due praticamente quattro strumenti identici, gold e silver. Però se andiamo su H1, il livello dove siamo adesso è sicuramente importante, molto importante, tenuto un sacco di volte questo livello, quindi direi che si possono cercare operazioni al rialzo con la rottura di 1243,10, anzi io aspetterei 1247 per essere un po' più tranquillo, e invece per una ribassa aspetterei la rottura di 1239,60. Saranno altre occasioni per Rimini, Nino, tranquillo.
crude oil, petrolio dopo discesione ha avuto la sua ripresa, il segnale purtroppo me lo sta generando un po' troppo tardi, me l'ha generato tardi, se no me lo sarei preso. Se me l'avesse generato prima, lo avrei preso prima il crude oil, ma qui in cima dove siamo non mi piace molto. Però vedete che da un punto di vista ciclico, il ciclo da 98 giorni, a parte questa fase di lateralità, però questo è stato il ciclo di base che ho utilizzato per le proiezioni degli altri cicli. Ok? E in questo momento ci stiamo avvicinando, ma questo ciclo l'ho valutato un po' più largo, un po' più ampio rispetto a quello precedente. E direi che siamo ancora in una leggera fase di rialzo su chiaramente i cicli superiori, invece i cicli inferiori da 60 giorni. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a inclinare. Qui abbiamo cicli da 60 ore, quindi cicli da 5 giorni all'incirca. Poi sono 4 giorni perché 5 non è divisibile, quindi si rischia di avere. Vedete come è preciso, quindi siamo anche per quanto riguarda l'intraday in una fase dove possiamo cercare operazioni a rialzo, quindi a cercare con la rottura di 48,49, invece per una short con la rottura di 48,14, però ricordiamoci che ciclicamente parlando siamo al rialzo. Perfetto, allora ragazzi, per chi di voi sarà domani e giovedì e venerdì all'ETF, ci vedremo là, ci stringeremo la mano, faremo due chiacchiere. Per chi invece non ci sarà, appuntamento a domenica sera alle 23 per la solita analisi live. Se domani riuscirò direttamente da Rimini, cercherò comunque di fare la mia solita diretta mattutina. Se ci sarà, la troverete sul sito. Ciao a tutti quanti, buona giornata. Ciao ciao.